Buonasera, buonasera a tutti voi dalla TG1, seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi delle amministrative. Si vota in 65 comuni, tra cui tre capoluoghi di regione, Roma, Torino e Trieste. Alle 19 affluenza in calo rispetto al primo turno, media nazionale al 26,71%, era al 31,65% 15 giorni fa. A Roma ha votato il 25,28% degli aventi diritto, a Torino il 25%, a Trieste il 26%. Vediamo allora come si vota e quali sono le principali sfide nel servizio di Francesco Cristino. Ballottaggi, urne aperte, si vota oggi, domenica 17 ottobre, dalle 7 alle 23, domani, lunedì 18, dalle 7 alle 15. Ci si reca al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale, nel rispetto delle misure anti-Covid, con mascherina e distanziamento. 65 i comuni interessati, 3 i capoluoghi di regione, Roma, Torino e Trieste, 7 quelli di provincia. Nella capitale la sfida è tra Enrico Michetti, centrodestra, e Roberto Gualtieri, centrosinistra. A Trieste fra Roberto Di Piazza, centrodestra, e Francesco Russo, centrosinistra. A Torino per il centrosinistra corre Stefano Lorusso, per il centrodestra Paolo da Milano. Si vota tracciando sulla scheda un segno sul rettangolo con il nome del candidato. Vince chi prende più voti validi. Via lo scrutinio subito dopo la chiusura delle urne. Risultati in tempo reale anche sull'app del Viminale Eligendo Mobile. E lunedì dalle 14.50 lo spoglio in diretta con lo speciale TG1.